Avevo visto, se non ricordo male, volte scorse, la definizione di pressione, il principio di Pascal sull'isotropia della pressione, la legge di Stevino sulla dipendenza della pressione con la quota, con la profondità, e le sue applicazioni, in particolare la quinta di Archimede. Okay? Poi un'altra applicazione importante è quindi adesso ci siamo occupati di fluidi fermi in equilibrio che almeno macroscopicamente non sono in moto. In questo contesto si definisce il concetto di pressione. E la principale caratteristica della pressione è racchiusa da l'osservazione, abbiamo visto sulla misura di pressione a una certa profondità, che è la pressione come grandezza fisica è uno scalare ed è isotropa, un fluido omogeneo, la pressione non dipende dalla direzione, anche perché è uno scalare. La legge principale che abbiamo visto è quella di Stevino, da cui si possono far derivare il principio di Pascal, la principio legge di Archimede e quindi il galleggiamento. E ancora un principio di funzionamento di un tipo di barometro. E quindi la pressione atmosferica, la misura della pressione atmosferica. Ok? Volevo mostrarvi, vediamo se riesco a trovarla. Questo filmato dove l'audio non lo metto anche perché è in francese, quindi mostra la realizzazione dell'esperienza di Torricelli, cioè la misura della pressione atmosferica. Qui c'è un'asta graduata, dopo la chiuma, no? C'è un recipiente in vetro che contiene del mercurio, non so se riuscite a vederlo, e sotto c'è una piccola vaschetta, anch'essa riempita di mercurio. Questo è il contenitore con il mercurio, questa è una speciale pipetta che serve per poi per riempire fino all'orlo il tubicino di vetro, e l'asta graduata che è il tubicino di vetro che adesso è vuoto, forse si vede che sono c'è. E sotto c'è la vaschetta con del mercurio dentro. Attenzione, il livello del righello è sulla superficie libera del mercurio, a tubo vuoto. Okay. L'insegnante riempie il tubicino di vetro, e questa è una pressione piuttosto delicata. Perché? Perché il vetro è un metallo, e il tubicino di vetro è sottile, è fragile, si rischia di romperlo riempendolo di mercurio in modo troppo violento, bisogna riempirlo lentamente. E poi lo riempie fino all'orlo con questa specie di siringa, in modo tale che non rimanga dell'aria dentro la colonnina. Okay? Anche ruotare il tubicino è un'operazione delicata, perché si rischia di rompere, il mercurio è pesante, cioè molto denso. Inserisce la parte libera che è tappato col dito dentro la vaschetta. Okay.
in modo tale che non ci sia modo per l'aria di entrare nella colonnina, quindi appena fino all'orlo, dopodiché toglie il dito e il livello si abbassa fino a circa 78 cm. Attenzione, a questo vanno tolti il fatto che quando il mercurio cala, il livello della vaschetta sale, quindi il righello andrebbe riposizionato, qui circa sale di 1,5 cm, avrebbe rialzato, quindi quel 78 in realtà è 76,5. E un'altra cosa importante è che se inclini il tubicino di vetro o se lo sposti, il livello comunque non cambia. Anche se lo metti molto inclinato, il livello rispetto alla superficie libera del mercurio rimane lo stesso, sempre 78 cm. Non è che se lo pieghi la lunghezza del tubo della parte piena rimane la stessa. Il livello si alza in modo tale che il livello sia comunque lo stesso. Ok? Poi lo fa con acqua colorata. Densità circa 13 volte inferiore a quella del mercurio. Stesso tipo di tubicino. Riempie fino all'orlo, tappa col dito, la ruota, quindi la sua operazione può avere molti meno problemi. Lascia dentro alla vaschetta, toglie il dito, che cosa succede? Di sopra. Se toglie il dito non succede assolutamente niente, non c'è nessun abbassamento. Per quale ragione? Il mercurio aveva un'ampia zona dove la barra lunga circa 1 metro il tubicino di vetro. Si abbassava fino ad avere una quota rispetto alla superficie libera di circa 76 cm. L'acqua no. L'acqua rimane piena fino a tutto il tubo. Per quale ragione? Perché è molto meno densa del mercurio. E quindi la pressione atmosferica esercita sulla superficie libera dell'acqua, nella vaschetta, una pressione sufficiente a tenere l'acqua tutta dentro il tubo. Quale dovrebbe essere l'altezza di questo tubicino affinché l'acqua lasci una parte vuota che scenda un pochetto? Deve essere lo stesso rapporto che c'è tra le due densità. La densità del mercurio è 13,6, densità dell'acqua 13,6 per 10 alla 3 kg al metro cubo, densità dell'acqua 10 alla 3 kg al metro cubo, quindi la quota dovrebbe essere 13,6 volte superiore, okay? Rispetto a 0,76 cm, circa qualcosa più di 10 metri. Okay? Quindi se ho un tubo di 1 metro, non mi è sufficiente per usarlo come barometro, perché è troppo corto, dovrebbe essere almeno di 11 metri, dai, 15 e mezzo. Quindi qui non osservo nessuna variazione di livello dell'acqua.
se lo alza l'acqua non esce, perché? Non era questa la domanda, quando si chiede un'altra. Questo se ne va con un bel giochetto simile. Finché la superficie d'acqua rimane orizzontale, per farlo uscire devo inclinarla. Per fare in modo, no, anche se fosse un fluido ideale, rimarrebbe lì, perché affinché scenda, cioè qui sotto la pressione quanto vale in questo punto, sull'acqua. Quando il tubicino era immerso, questa superficie libera dell'acqua è qua, quando era immerso fin qua sotto, la pressione sulla superficie libera dell'acqua valeva un'atmosfera. Ok? Parte su questo punto sul liquido, che pressione c'è? C'è aria, sempre un'atmosfera. Quindi, se un'atmosfera era in grado di tenere l'acqua nel tubicino prima, lo è anche adesso. Per fare in modo che il tubicino si vuota, devi inclinarlo in modo tale che l'aria riesca ad entrare in parte del tubo, raggiunge la sommità e la pressione atmosferica dall'altra parte del tubo riesce a far uscire l'acqua. Se non entra aria, l'acqua non esce. È la stessa pressione che la tiene dentro. La domanda difficile che volevo farvi è questa. Torniamo qua, qui si osserva il livello di mercurio, si ferma a quel punto lì. Qui, questo è il tubo di vetro, vedete il livello di mercurio, arriva fino qua circa. Cosa c'è qua dentro? E vi sembra una roba da poco? Il problema del vuoto, della produzione del vuoto, è un problema grosso, antico. Aristotele diceva che il vuoto non esiste. Perché? Perché il vuoto non c'è? Nel Medioevo si dirà l'horror vacui, la natura aborre il vuoto, non lo vuole. Quella argomentazione diceva a favore della sua tesi che il vuoto non esiste, nemmeno negli spazi siderali c'è il vuoto, non solo sulla Terra. Mi partiva giustamente dalla sua dinamica. Se io spingo un oggetto per mantenerlo in moto, devo esercitare una forza. E l'effetto della forza viene ridotto dalla resistenza del mezzo dove l'oggetto si muove. Se lascio cadere un sasso in aria a una certa velocità, se lo lascio cadere in un vaso di olio o di miele va molto più lento, perché la resistenza è molto più grande, l'attrito lo chiameremo. Ma se ci fosse il vuoto, che cosa vedrei? La resistenza è nulla, la velocità sarebbe infinita. Nello spazio, un pianeta, se lo spazio fosse vuoto, non incontrerebbe nessuna resistenza. Resistenza zero, velocità infinita, significa che è dovunque simultaneamente. Quindi non vedo un punto luminoso, vedrei una traccia luminosa, vedrei la sua traiettoria, cosa che invece non vedo, ergo, dicevo, non può esserci il vuoto non c'è, non esiste. Conseguenza sbagliata, perché le premesse sono sbagliate. I suoi oppositori, gli atomisti, dicevano no, il vuoto è necessario, perché è lo spazio dove si muovono gli atomi. Senza vuoto gli atomi non potrebbero muoversi. Le prime studi su quello che adesso chiamiamo elasticità dell'aria, cioè il fatto che l'aria posso comprimerlo e espanderlo, e quindi costruire delle pompe, sono 200 avanti Cristo circa, un po' Alessandrino, addirittura hanno costruito una catapulta ad aria compressa, molto efficace. Quindi sapevo benissimo che espandendo l'aria, per espandere l'aria devo esercitare una forza,
Quindi la natura sì si oppone al vuoto, però con la forza ci riesco. Okay. Questo dal punto di vista di Aristotele è quello principale del Medioevo, che qui si dice horror va, quindi la natura non vuole il vuoto. E allora qua dentro cosa c'è? Non solo, ma se io alzo o abbasso il tubicino, il livello di mercurio rimane qua. Se io lo abbasso fino a che la cima del tubicino arriva qua, questo livello non cambia, non dipende da quanto spazio c'è sopra. Degli oppositori del fatto che ci fosse vuoto, scrittori torricensi, ma qui ci sono i vapori di mercurio, ma allora il livello dovrebbe dipendere da quanto volume c'è sopra il tubo, invece non è così, o dalla forma del tubo, non è così. Infatti i tubi con estremità di forme stranissime, il livello è sempre lo stesso. Verso la fine del 600 il Granduca di Toscana scrive una lettera a Galilei in cui gli dice: guardi, ho fatto costruire una pompa nel mio giardino ma non funziona. Perché? Perché la pompa doveva pescare acqua per un dislivello maggiore di 10 metri e ovviamente non funzionava, perché la pressione atmosferica è in grado di far salire il mercurio fino a un dislivello di 76 cm e l'acqua di 10 metri. Oltre a quello non c'è modo di tirare sull'acqua, qualunque cosa facciate. Galileo gli risponde dicendogli: sì, la natura evita il vuoto, ma fino a un certo punto, cioè fino a 10 metri si può arrivare. L'esperienza risolutiva riguardo all'esistenza e produzione del vuoto viene fatta da Pascal, lo stesso del principio di Pascal in Francia, circa una decina d'anni dopo l'esperimento di Torricelli, in un punto che si chiama Puy de Dôme, 1640 metri sul livello del mare, e lì il tubicino di mercurio si alza di 56 cm, dimostrando che è la pressione atmosferica responsabile dell'altezza della colonnina, non il fatto che ci sia o meno qualcosa qua dentro. Dentro questa area, questo volume, c'è vuoto. Questa esperienza, sia quella di Torricelli che quella di Pascal, sono state poi riprese da un certo Otto von Guericke in Germania, Magdeburgo, il quale ha costruito due emisferi proprio, una sfera divisa in due parti, che si potevano saldare. E lui ha inventato una pompa a vuoto, cioè un aggeggio che assorbe, aspira l'aria, e ha tolto l'aria dentro a questa sfera. Poi l'ha pesata con aria senza aria, è riuscito a stimare abbastanza bene la densità dell'aria, e poi, tolta l'aria all'interno, per riuscire a separarle, cioè a vincere la forza di pressione sui due emisferi dovuta alla pressione dell'aria, si sono voluti da entrambi i lati della sfera di Magdeburgo 8 cavalli. La sfera aveva un diametro di circa una sessantina di centimetri e si può abbastanza facilmente stimare la forza risultante dalla pressione su ciascun emisfero di circa 2,5 tonnellate. Non solo, ma il corpo umano, la vostra superficie, ha un'area di circa poco meno di 2 metri quadri. Facciamo conto tondo 2, ne pare 1,5 circa. La pressione che agisce su qualsiasi punto della superficie esposta è isotropa, vale 1,01 per 10 alla 5 newton su metro quadro. Qual è la forza con la quale l'aria in questo istante sta schiacciando la vostra pelle? La forza complessiva. Superficie per pressione.
2 per 10 alla 5 newton. Qualcosa dell'ordine di 6-7 elefanti. Avete sulla vostra pelle diversi elefanti. Se voi spiegaste la pelle, è meglio non farlo. La forza che agisce sulla vostra pelle in questo istante è l'equivalente del peso di 6 elefanti. Perché non vi succede niente? Perché la pressione interna è analoga, è circa dello stesso valore. La fisiologia umana ha fatto in modo che anche la pressione interna sia equivalente. Se io prendo foglio di carta, certo è molto meno che 2 metri quadri, ma sarà centesimo, su questa parte non sarà una forza di 10 elefanti ma di 2 sì, perché non viene spinta molto violentemente verso sinistra, perché dall'altra parte c'è la stessa forza, quindi rimane in equilibrio. Ok, attualmente possiamo anche attribuirla all'esperimento di Torricelli e poi quello di Pascal, il vuoto è stato dimostrato che è una cosa tra virgolette concreta, realizzabile. La natura non ha nessun problema a creare il vuoto, bisogna creare le condizioni in cui questo si realizza, non c'è nessuna roba. Il vuoto c'è, si può produrre, si può regolare, si può studiare, si può utilizzare. Naturalmente la produzione di aree, ambienti, volumi dove c'è il vuoto è importante per la tecnologia. Tutte le parti dei circuiti elettronici vengono prodotte in condizioni di atmosfera o di aria estremamente purificata, cioè senza impurità. E questo succede se la pressione è molto bassa. I vecchi adesso non si usano più, ma i vecchi tubi a raggi catodici nei computer all'interno avevano un vuoto abbastanza elevato. L'industria aerospaziale lavora in condizioni di vuoto. Alcuni campi medici hanno bisogno di ambienti con la pressione molto bassa. Fatto conto che per esempio, il vuoto viene misurato normalmente in termini di pressione atmosferica. Un aspirapolvere, ok, che aspira la polvere, riesce a creare una differenza di pressione rispetto all'ambiente di mezza atmosfera, circa 0,6, 0,5, 0,2 atmosfera. Il vuoto medio, sempre in condizioni di utilizzo industriale o di laboratorio, si aggira sul centesimo di Pascal, centesimo decimo. Nello spazio interstellare, anzi al limite dell'atmosfera, siamo a 10 alla meno 8 Pascal. Il vuoto più spinto, ad esempio dentro gli acceleratori di particelle, dentro le situazioni più estreme di vuoto, si arriva anche a 10 alla meno 12 Pascal. Quello è il vuoto estremo o ultra estremo. A parte questo, volevo anche, se ci riesco, a farvi vedere quest'altro video qua, però vediamo se riusciamo a... Ok, fu realizzato da Torricelli nella primavera del 1600. Il celeberrimo esperimento dell'argento vivo fu realizzato da Torricelli nella primavera del 1644 a Firenze.
Torricelli riempì di mercurio un tubo di vetro aperto a una delle estremità. Poi, tenendo serrata con un dito l'estremità aperta, rovesciò il tubo in una bacinella contenente mercurio. Osservò allora che la colonna di mercurio scendeva solo parzialmente, fermandosi all'altezza di circa 76 cm. Torricelli si convinse che lo spazio lasciato libero dalla discesa del mercurio nel tubo fosse vuoto e che il sostentamento della colonna di mercurio dipendesse dalla pressione che l'aria esercitava sul mercurio nella bacinella. In una lettera a Michelangelo Ricci dell'11 giugno 1644, Torricelli sostenne che il suo esperimento provava due concetti fondamentali: che la natura non aborre il vuoto e che l'aria pesa. I risultati dell'esperimento dell'argento vivo aprivano un'epoca di trasformazioni rivoluzionarie e obbligavano a rivedere dottrine consolidate da secoli. Dell'aria, cioè meglio, la differenza tra la pressione esterna sulla campana e sul supporto e la pressione interna è tale che lui può benissimo sollevare la campana e si alza tutta la base, perché la pressione atmosferica tiene le due attaccate, come le stelle rimaste pure. Infatti ha bisogno di due braccia per alzarla. La pressione interna o la tensione di vapor salido è uguale alla pressione esterna, in quel momento l'acqua bolle. Allora, cosa abbiamo fatto? Che quando togliamo la pressione atmosferica che c'è all'interno della campana, il pannoncino si gonfia e l'acqua bolle.
ossetica, quello dell'aria. Quando io vengo alla campana e tolgo l'aria all'interno della campana, l'unica pressione che rimane è quella esterna, qui sopra. All'interno non c'è più pressione e quindi l'aria che è all'interno del palloncino, non avendo più una pressione esterna su di sé, può facilmente ritardarsi, perché le forze attrattive si indeboliscono e quindi le molecole si dilatano, spingendo contro le pareti del palloncino e lo fanno gonfiare. E così anche l'acqua, le molecole d'acqua si dilatano e quindi si allontanano da di loro e lo vogliono. Quindi avviene la polizia. Il link a questi. Lo studio della pressione atmosferica, quando l'aria questa pressione atmosferica è fatto dal fisico Torricelli, il fisico romano, che Valgo appena visto fatto nell'altro video, la cosa che fa alla fine è che adesso non voglio aspettare che arrivi fino alla fine, ce la facciamo, non fa niente. Potete farlo anche a casa, prendete un bicchiere di vetro, lo riempite di acqua fino all'orlo, ok? E poi ci appoggiate sopra anche un cartoncino, carta non troppo, cioè questa carta qua non va bene. Un po' più spessa, un cartoncino proprio, lo chiudete in modo tale che, o meglio lo fate scorrere sopra in modo tale che non ci sia aria tra l'acqua e il cartoncino. Poi se siete abbastanza abili, riuscite a farlo velocemente, svuotate e l'acqua rimane dentro il bicchiere, quel cartoncino fermo sotto al bicchiere capovolto. Perché? Perché la pressione atmosferica è in grado di tener su l'acqua. Che l'acqua cade solo se entra aria al suo posto, un po' come faceva l'acqua nel tubicino di mercurio, per il mercurio nel primo video che abbiamo visto. Ok, cioè, se abbiamo tempo, l'ultima cosa che volevo mostrarvi, ce la facciamo. Questo è il sito dove sta lavorando, alcune simulazioni sono state avviate in italiano, ce n'è una molto bella sulla pressione. Abbiamo un condotto d'acqua che possiamo utilizzare per riempire questo vaso, possiamo svuotarlo aprendo lo scarico sotto, possiamo riempirlo e la densità del liquido immesso è acqua, 10 alla 3 kg per cubo. Possiamo utilizzare un righello per misurare la profondità, anche se sarebbe meglio che fosse da zero verso l'alto, okay, oppure una griglia dove ogni livello è di un metro, quindi da qui a qui c'è un metro. Riempiamo tutto il contenitore a questo punto.
punto. Ok? E poi abbiamo il nostro barometro. Sulla superficie c'è 1.1 kPa, un'atmosfera. Poi andiamo in profondità, a un metro, sono 111 kPa, 10 kPa di più. A 2 metri, altri 10 di più, 121 kPa. E 130 e qualcosa circa, se vado troppo sotto si blocca. E ovviamente, secondo la legge di Stevino, allo stesso livello, se non sono bravo a tenere la stessa quota, la pressione non cambia. Qualunque livello mettiate, dove mettiate il barometro, il manometro in questo caso, la pressione risulta dalla stessa lettura. Ok? Lo stesso si può fare, ad esempio, cambiando la densità di quello che metto dentro. Se anziché mettere acqua metto, che ne so, benzina, è 0,7 rispetto alla densità dell'acqua, la pressione è più piccola. Anziché 111, 108, 115, il salto di pressione è più piccolo, è ρ d o dislivello per g, qui ρ è più piccola. Oppure posso mettere del miele, uno spreco di miele, ne convengo, però per la scienza questo è altro. Si parla sempre della pressione atmosferica, nel primo livello sono 115 invece che 111, 129, 143. E se il vaso fosse diverso, nessun problema. Cambiamo la sagoma del vaso. Principio dei vasi comunicanti, la pressione è la stessa allo stesso livello, indipendentemente dalla forma. Torniamo all'acqua, più salutare. Okay. Posso cambiare la gravità. Anziché farlo sulla Terra, posso farlo sulla Luna, 1.6 circa. Questo ovviamente è una scemenza, perché farlo sulla Luna, perché sulla Luna non c'è atmosfera, sarebbe dura. Però, scemenza quella che dico io, non farò solo, ma con la gravità più bassa, la simulazione è fatta molto bene, attenzione. Anche in quel caso, qui nel salto di un metro, quello che interviene non è più la densità dell'acqua, ma la G, che è diversa. D'accordo? Oppure ancora, siamo ancora diversi. E qui possiamo anche utilizzare la legge di Stevino per il torque idraulico. Se in questo vaso più piccolo inserisco una massa, si crea un dislivello tra superficie libera a sinistra e a destra, okay, legato alla differenza di pressione, che ovviamente aumenta a seconda di quanto. Buon divertimento.